Importante intitolazione a Battipaglia questa mattina, come annunciato con un pubblico manifesto del comune di Battipaglia a firma della sindaca Cecilia Francese, è stato intitolato Lo slargo antistante la chiesa di Sant'Antonio a Serroni al poeta Francesco Valletta. Che stamattina veramente sento una commozione particolare per un motivo, perché lui questo non l'avrebbe certamente voluto così, nel senso che lui era una persona molto semplice, molto umile. E allora a noi ci è capitata questa situazione da un momento all'altro. Ringraziamo veramente il sindaco, tutta l'amministrazione comunale che ha tenuto a voler intitolare questo slargo a mio padre, una persona che comunque a Battipaglia ha fatto, diciamo, tanto per quanto riguarda la cultura. In tutti i sensi, io prima facevo notare anche che lui quelle piccole cose che ha fatto, quei lavoretti che ha fatto, li ha fatti con una concezione avveniristica, perché lui ha cominciato il riciclaggio, perché tantissimi anni fa non esisteva quindi il riciclaggio. Lui quelle cose lì erano pezzi da buttare, che alla fine non ha buttato, ma ha riutilizzato. Noi abbiamo semplicemente completato delle procedure che aveva iniziato la precedente amministrazione, l'amministrazione Santo Mauro, e abbiamo completato queste procedure perché era stato già individuato questo largo di dedicare a questa persona di Battipaglia, per cui noi che teniamo molto al territorio fa piacere, soprattutto a parte scultore e poeta, aveva scritto anche libri su questa città e penso che questo riconoscimento gli sia dovuto.